Coronavirus Gimbe dice che i rapporti positivi casi testati è salito al 6,2%, le percentuali più alte in Valle d'Aosta e Liguria. La Fondazione di Bologna evidenzia che nell'ultima settimana i nuovi casi sono quasi raddoppiati rispetto alla precedente. Il presidente Cartabellotta ha detto che è insufficiente la capacità di tracciamento, è una appunto delle determinanti del progressivo incremento. A metà luglio il rapporto tra contagiati e test era allo 0,8%. Coronavirus, i mezzi pubblici tornano un nodo critico. Braccio di ferro tra ministeri, aziende ed enti locali su smart working e lezioni da casa. Confronto teso tra ministeri, enti locali e le aziende di trasporto locale. Sul tavolo la necessità di ridurre la capienza di bus, tram e metropolitane, oppure alleggerire il carico dopo le segnalazioni di assembramenti sui mezzi e nelle stazioni che nelle ultime settimane, a partire dalla riapertura delle scuole, si sono moltiplicate. No a didattica a distanza da parte di Azzolina e presidi, le regioni divise, favorevoli sindaci. L'associazione di categoria dice meno capienza, rischio assembramento alle fermate e alle stazioni. Coronavirus, Johnson & Johnson sospende la sperimentazione del vaccino. Eventi avversi non spiegabili su un volontario. La causa è il verificarsi di eventi avversi e non spiegabili su un volontario che si stava sottoponendo alla fase 3 della somministrazione del vaccino. La prima verifica sarà stabilire se al soggetto è stato somministrato il farmaco oppure il placebo. Covid in Germania 4.122 casi, a Londra nuove restrizioni nei prossimi giorni. Parigi dice terapie intensive piena all'80% entro il 24 ottobre. In Baviera regole analoghe a quelle italiane, massimo 5 persone ai parti domestici, mascherina obbligatoria all'aperto e stop alla vendita di alcolici dopo le 22. In Olanda il premio Mark Rutte si prepara ad annunciare la stretta per i ristoranti tra le proteste degli imprenditori, mentre in Francia sale l'attesa per il discorso alla nazione di Macron fissato per mercoledì. CSM, la commissione vota sul pensionamento di Davigo, lasci anche il consiglio, hanno detto, decisione finale in mano al plenum. A favore della proposta della maggioranza, la presidente Loredana Micichè e la consigliere Paola Bragion, entrambe di magistratura indipendente. Si è astenuto il laico eletto dal 5 Stelle Benedetti, che dice c'è una valutazione complessiva che mi ha indotto in questa fase, quella della commissione, a tenere un atteggiamento di astensione, mentre in plenum naturalmente potrei anche decidere di votare in un senso o nell'altro. Possibile che l'orientamento della commissione venga ribaltato dal plenum di Palazzo dei Marascialli, a cui spetta la decisione finale prevista per il 19 ottobre. Bari 50 indagati per corruzione elettorale alle comunali, 25 euro per ogni voto. Il PM Claudio Pinto ha chiuso l'inchiesta sui presunti episodi di corruzione elettorale nella tornata elettorale del maggio 2019. Claudio De Giosa, eletto al Municipio 1 con la lista Sud al centro della coalizione di centrosinistra, e sono indagati la figlia Donata, entrambi in qualità di corruttori e anche 48 elettori accusati di essersi lasciati corrompere. Bocciato, inganna i genitori creando una mail falsa della scuola. La preside lo denuncia, il giudice lo perdona. Il legale dice lezione di vita. È accaduto a Genova, dove un quindicenne ha fatto credere alla sua famiglia di aver recuperato i brutti voti di inizio anno, inviando un avviso di promozione da un indirizzo riferibile al dirigente del suo istituto, che, scoperto l'inghippo, lo ha denunciato per sostituzione di persona. L'accusa è stata giudicata come irrilevante dal giudice e l'avvocato difensore ha detto: il mio assistito ha compreso l'errore. Vitalizi, chi decide sul taglio è in conflitti di interesse, un Parlamento che vota i suoi privilegi è screditato, serve uno scatto di coscienza. Senatore 5 Stelle, primo di Nicola, da sempre in prima linea per l'abolizione, intervistato dal fattoquotidiano.it, dopo l'annuncio del ricorso contro lo stop al taglio di Chiara, difficile che le Camere riescano a valutare serenamente, secondo giustizia, l'opportunità di mantenerlo. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.